Buonasera a tutti. L'argomento della mia presentazione è l'analisi di rischio e in particolare l'attività che il sistema di protezione dell'ambiente costituito dall'ISPRA e dalle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente svolgono in particolare sui siti contaminati. L'analisi di rischio è una metodologia che mette direttamente in relazione le concentrazioni dei contaminanti riscontrate nelle varie matrici ambientali e quelli che dovrebbero essere gli effetti sulla salute umana, individuando dei percorsi di esposizione. Ne cito qualcuno, tanto per farmi capire: l'ingestione diretta di, per esempio, di suolo oppure di acqua, oppure l'inalazione indoor, outdoor, cioè l'inalazione di aria atmosferica per la respirazione sia in ambienti chiusi che in ambienti aperti e così via. Questa tematica è molto importante perché praticamente determina la differenza tra un sito potenzialmente contaminato, quale quello che risulta da un'attività di caratterizzazione, e un sito contaminato da bonificare, cioè sul quale vanno effettuate delle attività di bonifica sulle varie matrici per le quali si riscontrano superamenti delle concentrazioni soglia di rischio. Quindi, attraverso l'applicazione dell'analisi di rischio, partendo dai dati di contaminazione delle matrici ambientali di un sito potenzialmente contaminato, si individuano le concentrazioni soglia di rischio, sono le concentrazioni oltre le quali il rischio per la salute umana diventa inaccettabile, per cui occorre intervenire con operazioni di bonifica per abbassare le concentrazioni delle sostanze contaminanti al di sotto delle concentrazioni soglia di rischio. Purtroppo gli strumenti a disposizione per applicare questa metodologia, mi riferisco ai software e così via, modellizzano i fenomeni naturali, cioè quelli che avvengono in natura, in maniera molto semplificata, per cui si possono ottenere dei risultati che alle volte possono risultare incomprensibili a chi ha sensibilità tecnica nell'esame proprio dei dati di partenza, e nei dati di partenza intendo dire la contaminazione riscontrata attraverso l'attività di caratterizzazione e quello che poi risulta fuori dall'applicazione dell'analisi di rischio attraverso il software. Si possono ottenere risultati di ordini di grandezza differenti a secondo del software che si utilizza o a seconda delle ipotesi che si fanno come dati di input per il software. Per questo motivo, essendoci questa sensibilità, fin dal 2005 allora APAT, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e l'attuale INAIL, allora ISPESL, aveva redatto un manuale intitolato Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati. Questo manuale è molto importante, siamo arrivati ora alla revisione 2 che c'è stata nel 2009 e si cercherà ora di dar vita anche alla revisione 3, sempre sulla base delle esperienze derivanti dagli operatori del settore, operatori che sono sia gli addetti di ISPRA delle ARPA che verificano le analisi di rischio presentate dai soggetti obbligati, sia pure i contributi che vengono proprio dagli operatori
che assistono i soggetti obbligati per le bonifiche nella redazione delle analisi di rischio. Questa è l'introduzione dell'argomento. Mi interessava ora introdurre un attimo come si lavora nel sistema di protezione dell'ambiente, appunto costituito da ISPRA e dalle ARPA-APP. I temi più importanti vengono trattati nell'ambito del Consiglio federale. È un organismo presieduto dal presidente dell'ISPRA e costituito dai direttori generali, dai legali rappresentanti delle ARPA e delle APP, a cui partecipa pure il direttore generale dell'ISPRA. Questo organismo è supportato dal Comitato Tecnico Permanente. Il Comitato Tecnico Permanente è costituito dai direttori tecnici delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e da alcuni dirigenti in genere apicali di ISPRA. In quest'ambito vengono trattate tutte le problematiche tecniche di sistema per riuscire a risolvere problemi che ovviamente singolarmente, cioè nelle singole agenzie, nell'ISPRA da solo possono risolvere. E uno dei temi, i temi in genere vengono trattati da appositi gruppi di lavoro. Questi gruppi di lavoro, per la loro istituzione, hanno necessità di un percorso, vengono approvati in genere su proposta del Comitato Tecnico Permanente, vengono approvati dal Consiglio federale e viene approvato pure un programma di lavoro con un cronoprogramma. C'era già nel programma triennale delle agenzie ambientali 2013-2015, era considerata l'istituzione del gruppo di lavoro agenziale per analisi di rischio, appunto per effettuare la revisione 3 del documento che vi ho detto prima di supporto per l'effettuazione dell'analisi di rischio. Contestualmente in quell'occasione l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato una revisione della banca dati che viene utilizzata a supporto del documento, appunto, che vi ho detto prima, cioè del manuale criteri metodologici. La pubblicazione di questa banca dati ha determinato una serie di problemi, perché ve la dico così senza entrare troppo nel merito. Il risultato che addirittura nel caso in cui fosse stata applicata alle istruttorie in corso, risultava che dei siti che erano sotto bonifica addirittura non sarebbero dovuti essere sottoposti a procedure di bonifica e viceversa. Questo è l'aspetto, diciamo, più eclatante. A questo punto abbiamo ritenuto necessario, veramente è stato il Ministero dell'Ambiente che ha ritenuto necessario chiedere a ISS e INEL di sospendere l'applicazione della banca dati fino a un raggiungimento di un accordo sulle stesse basi con le quali si era proceduto precedentemente per il manuale di supporto per l'applicazione dell'analisi di rischio. Quindi, proprio a gennaio 2013 abbiamo cominciato a lavorare, al gruppo di lavoro ha partecipato l'ISPRA e 9 agenzie, proprio per l'importanza del tema. In 2 riunioni siamo riusciti ad arrivare a convergenza, abbiamo redatto un documento, abbiamo messo in evidenza tutte le criticità che risultavano dall'applicazione della banca dati emanata da ISS ed INAIL e abbiamo informato il Ministero dell'Ambiente. Il Ministero dell'Ambiente a questo punto ha convocato una riunione
con tutti gli enti interessati, abbiamo discusso e siamo arrivati a una conclusione, credo che sia molto positiva sia per i soggetti obbligati, che a questo punto hanno uno strumento di riferimento validato sia dal sistema agenziale sia dagli enti che si occupano di salute, cioè ISS ed INAIL. Poi troverete i particolari nella presentazione, sia per la ristrettezza dei termini, ma anche per non annoiare. Non entro troppo nel dettaglio di quelle che erano le previsioni della banca dati dell'ISS e delle osservazioni che abbiamo fatto noi. Mi interessava soltanto arrivare alla conclusione, cioè che primo la collaborazione tra ISPRA e le agenzie regionali e provinciali ha portato in brevissimo tempo ad un risultato che è stato appunto quel documento di valutazione della banca dati emanata dall'ISS e INAIL. Secondo, che si è trovato il modo di collaborare in maniera proficua anche con ISS e INAIL, c'è stato un confronto e alla fine si è arrivati a delle conclusioni condivise. E a questo punto il Ministero dell'Ambiente ha informato tutti i soggetti pubblici interessati, cioè sia ovviamente ISPRA che ISS e INAIL, che tutte le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, che a questo punto era utilizzabile la banca dati ISS e INAIL in sostituzione di quella del 2009. Colgo l'occasione per dire che il sistema ISPRA con le agenzie ambientali fa un grosso sforzo per risolvere problemi che si manifestano continuamente nell'ambito dei siti contaminati, soprattutto per quanto riguarda l'analisi di rischio, che oramai è assurdo a strumento principe per indirizzare la bonifica. Però è necessario sicuramente intervenire anche sul legislatore. Mi riferisco in particolare alle sostanze che sono contenute nelle tabelle del decreto legislativo 152, che contengono le concentrazioni soglia di contaminazione delle sostanze contaminanti, perché si è visto dalla esperienza concreta che occorre assolutamente una revisione di queste tabelle. Vi ringrazio per l'attenzione.